Eder. Mac. Pallister. Orrenda tragedia per Nicoleta Buligalupo, la 51enne di origini romene, trovata morta, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, a Castellon de la Plana in un'abitazione di via La Union non distante da Valencia, assassinata a coltellate con più di 10 fendenti a collo, petto, braccia e altre parti del corpo con un coltello da cucina di 20 cm dal connazionale e compagno 54enne, Ioan Corbaceri, che si è tolto la vita dopo il delitto impiccandosi. Il suo cadavere è stato trovato a pochi passi da quello di Nicoleta. La donna aveva lavorato per diversi anni come strumentista di sala operatoria all'ospedale San Camillo di Treviso. Il rapporto con quello che diventerà il suo assassino è nato 2 anni fa. Lui viveva in Spagna e lei da tempo aveva pianificato il trasferimento nel paese iberico. Così la 51enne nel giugno scorso si trasferisce per amore in Spagna. Sulla tragedia, indaga la polizia spagnola che sta cercando di chiarire i contorni di una vicenda ancora avvolta nel mistero. L'ultima foto che li ritrae insieme, felici, risale allo scorso 8 settembre. A pubblicarla è stato proprio l'uomo. Nicoleta Buligalupo, nata in Romania il 4 novembre del 1971, a Chisinau. Aveva tanti amici e radici profonde nella Marca in cui si era trasferita nel 2002, in un appartamento nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Dal 2004 prestava servizio al San Camillo, in medicina e poi in sala operatoria. Alcune ex colleghe, anche nei giorni che hanno preceduto l'omicidio, si sono scambiate messaggi con la 51enne che in Spagna aveva già trovato un impiego in un centro per servizi per anziani, il Vicente Vilar Morellà di Almassora, e attualmente era in servizio in sostituzione all'ospedale La Plana di Villarreal. Nicoleta diceva di essere stanca ma felice di questa nuova esperienza. La donna qualche anno fa si era separata dal primo marito. Insieme avevano cresciuto un figlio, Emanuel Dacianlupo, 26 anni, dipendente della Comas di Paese, che è già volato in Spagna dopo aver ricevuto la terribile notizia. Il sindaco della città spagnola in cui è avvenuto il femminicidio ha decretato nei giorni scorsi una giornata di lutto. Grande lo sgomento e lo shock tra gli ex colleghi e i tanti amici che Nicoleta ancora aveva nella Marca per la tragedia e il triste destino della donna. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!